Come fare per aprire un'attività che non esiste? Questa è una domanda anonima che ho ricevuto via mail ed è interessante perché, diciamo, parte da un presupposto, ovvero l'idea del secolo, un qualcosa che non esiste, perfetto, la lancio nel mercato, sicuramente avrò successo. E questo è più o meno quello che pensano tante persone che lanciano un prodotto nuovo nel mercato e purtroppo si trovano poi ad affrontare la dura realtà, ovvero il mercato non percepisce con lo stesso entusiasmo che hanno loro questo prodotto e il progetto non decolla e tutto si spegne. Il punto da cui noi dobbiamo partire quando vogliamo entrare nel mercato con qualcosa di innovativo è iniziare a ragionare dal punto di vista del problema. Ne ho già parlato più volte nelle pillole, ma riprendo il tema. Quindi le persone hanno un problema che tu cerchi di risolvere. Ho mal di collo, vado dal massaggiatore. Perfetto. Ho mal di pancia, prendo un antinfiammatorio. Voglio passare una serata in relax con la mia compagna, vado a cena fuori. Nel momento che tu hai un nuovo prodotto, un qualcosa da proporre, devi partire da questo presupposto, ovvero che le persone hanno un problema che in qualche modo stanno già risolvendo in altre maniere. Per cui hai una super dieta fantastica che fa dimagrire 20 kg in un giorno, benissimo. Questo perché indipendentemente da quello che hai in mente, dal prodotto, servizio, qualcosa di innovativo, eccetera, le persone già stanno risolvendo questo problema in altre maniere. Prima che nascesse Uber, le persone utilizzavano il taxi. Quindi Uber era una soluzione per un problema che già era presente, ovvero farsi portare da un posto all'altro. Prima del taxi, magari le persone chiamavano un amico: ho bisogno che mi porti qua. E il taxi è nato come soluzione per quel problema. Quindi, ripeto, indipendentemente da ciò che abbiamo in mente, noi dobbiamo identificare qual è il problema che il nostro prodotto o servizio andrà a risolvere. E dobbiamo partire da questo tema. E più è sentito questo problema, più è alto il potenziale della nostra idea, del nostro prodotto nel momento che entrerà sul mercato. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è il volume, cioè quante persone hanno questo problema. Perché se tu brevetti una tuta da sub che ti permette di andare nel mare artico senza congelarti, me lo sto inventando completamente, a fare la pesca del salmone con la fiocina, e magari ci saranno quattro appassionati che ti dicono: wow, questa è la rivoluzione, dovrebbero conoscerla tutti, ma in realtà sono quattro persone in tutto il mondo interessate, quindi il tuo prodotto difficilmente avrà successo perché non c'è abbastanza scala, volume di scala. Ovvero il prodotto che tu vai a risolvere deve avere una grande base di persone che hanno quel problema. Fine, se tu inizi a ragionare in questo modo, ti puoi togliere qualunque dubbio. E per capire se c'è effettivamente domanda a quel problema, quindi è un problema sentito, puoi semplicemente fare una ricerca online. Quindi tu cerchi come smettere di fumare, sai che ti viene fuori il fine mondo, perché è pieno di persone che hanno, tra virgolette, questo problema, ovvero vogliono smettere di fumare ma non ci riescono. Sai che c'è tantissima richiesta. Se cerchi come fare immersione nei laghi ghiacciati, probabilmente non ce ne sarà nessuno. Quindi parti da questi due presupposti e tutto il resto è una conseguenza. Nel momento che il tuo prodotto è pronto, puoi tranquillamente proporlo come se fosse un prodotto normalissimo che risolve un problema. Semplicemente la tua soluzione sarà più efficace, più veloce, più economica, più semplice da svolgere. Insomma, avrà ovviamente dei benefici rispetto alle soluzioni già presenti sul mercato, ma quello che devi fare è risolvere un problema esistente. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, purtroppo molte persone che lanciano un prodotto innovativo nel mercato ragionano in maniera molto personale, quindi loro ritengono una cosa eccezionale, se piace a me piacerà a tutti. Il problema è che non è così. Ognuno ha la sua storia, le sue preferenze, insomma ci sono tantissime variabili in gioco. Il nostro cliente, il nostro potenziale cliente non pensa necessariamente come noi e noi dobbiamo fare esattamente l'opposto, quindi metterci nella testa delle persone che il nostro problema andrà a risolvere e capire cosa pensano, cosa vogliono, perché non stanno ancora risolvendo il loro problema, quali soluzioni stanno provando e quali non hanno funzionato. E ti assicuro che iniziando a ragionare in questo modo tutto il resto sarà in discesa. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!